Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove Saucony Peregrine 14. Una scarpa che è stata rivoluzionata nella tomaia rispetto alle 13, di cui adesso vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dalla suola di queste Peregrine 14. Qui troviamo la classica suola di Saucony, la Power Track. In questo caso anche con un tassello da 5 mm che riconferisce un buon grip anche sul fango. Devo dire che su fango abbastanza durino ci si lavora bene, ha un buon grip. Quando il fango inizia a diventare proprio viscido, allora si scivola, ma quello è abbastanza normale. Per quanto riguarda il grip sulla roccia, devo dire bene, dipende un po' anche il tipo di roccia su cui correte, perché sulla roccia un po' granitica va bene, su della roccia un pochino più unta tende a scivolare, quindi dipende un po' anche il tipo di roccia su cui correte. E poi tutto quello che è sentieri fondovalle, single track e via dicendo non ha nessun problema. Diciamo che a livello di suola è una buona suola abbastanza a 360 gradi. Gli manca magari un pochino su alcuni tipi di roccia e sul fango più viscido, però come suola a tutto fare è un buon compromesso. Passando invece alla parte dell'intersuola, qui troviamo il Power Run classico di Saucony. Nel particolare questa Peregrine 14 ha 28 mm di altezza sul tallone, 24 sull'avampiede, quindi con un drop di 4 mm. Un intersuola abbastanza reattivo, mi ci sono trovato molto bene, è una scarpa con la quale si può correre anche a 4-4,30 al chilometro e si viaggia molto molto bene. Un intersuola poi che ci permetterà di fare anche delle gare di media lunga distanza. Un intersuola poi in generale che ha quell'ottimo compromesso tra morbidità e reattività. Davvero quelle intersuole classici a media densità col quale si può fare un po' di tutto. Passando invece alla parte superiore, è qui che veramente cambiano queste Peregrine 14 rispetto alle 13. Iniziamo dal puntale, che è abbastanza rigido, cosa che se prendete a calcio una roccia non sentirete nessun male. La grossa novità è proprio la tomaia in sé. Questa nuova tomaia è molto più traspirante, ha una tramatura molto più larga che fa passare molto meglio l'aria. E quello che mi è piaciuto è che adesso si può utilizzare anche in giornate veramente calde. È una tomaia completamente nuova, molto più traspirante. Una tomaia che da un certo punto di vista però tenderà a consumarsi anche prima. Questo però, diciamo che Saucony ha voluto metterci una toppa andando a mettere tutto un pezzo di gomma sulla punta che corre fino a metà della scarpa in modo tale da andare a proteggerla da eventuali urti ed eventuali strappi. Devo dire che questa tomaia mi è piaciuta perché, poi lo vedremo, porta questa scarpa ad essere utilizzata su dei terreni anche diversi rispetto a quella che erano le Peregrine 13. Per quanto riguarda invece la zona del tallone, qui troviamo un tallone abbastanza strutturato nella parte bassa che si destruttura pian piano che si sale. Quindi un tallone che poi, complice anche l'altezza non eccessiva dell'intersuola, fa sì che noi possiamo utilizzarla sul terreno sconnesso senza avere nessun problema di stabilità. Devo dire, una scarpa veramente molto molto stabile. Per quanto riguarda invece l'imbottitura, un'imbottitura media che ci permette anche di correre su dei terreni o in obliqui traversi senza aver dolori alla parte laterale del piede. Devo dire, da questo punto di vista, abbastanza classica. Per quanto riguarda poi invece l'allacciatura, qui c'è il secondo grande cambiamento rispetto alle Peregrine 13. Infatti troviamo un'allacciatura un pochino diversa, composta in questo caso da un laccio che invece di essere tondo è piatto e soprattutto da degli inserti laterali, nel mio caso in colore arancione, che fanno sì che riusciamo a stringere molto meglio la scarpa. Questa scarpa riesce a essere molto più stretta vicino al nostro piede, segue molto meglio l'andamento del piede quando corriamo. Devo dire, un'allacciatura che da questo punto di vista è migliorata molto. Per quanto riguarda invece la grandezza dell'avampiede, è un avampiede abbastanza classico. Mi sarei immaginato qualche millimetro di più, soprattutto perché vuol fare magari delle distanze un pochino lunghe, però devo dire che lo spazio che c'è alla fine è sufficiente e io ho preso il mio classico numero che ho sempre preso di Saucony, senza dover prendere né una taglia in più né una taglia in meno. Arriviamo dunque a capire a chi consiglio di più queste nuove Peregrine 14. Secondo me sono adatte ad ogni tipo di atleta, dall'atleta più principiante che magari cammina tanto, corre meno, all'atleta più esperto che invece corre tanto e vuole una scarpa anche abbastanza reattiva. Quella che è la novità sono i terreni dove ve la consiglio, perché se la Peregrine 13 ve la consigliavo su un terreno più magari d'alta quota, vista la tomaia bella spessa, in questo caso con queste nuove Peregrine 14 andiamo ad abbassare di molto la quota e la si può utilizzare anche su dei terreni di media montagna.
Questo perché appunto la tomaia è molto più traspirante e non avremo problemi che ci suderà il piede. A livello di terreno possiamo utilizzarla un po' ovunque, davvero dalle gare in cui abbiamo dei terreni misti, passando un po' dal single track, il fango, la roccia eccetera. La eviterei nel caso in cui magari ha appena finito di piovere e quindi c'è tanto fango, ma in quel caso volendo c'è anche la versione in Gore-Tex in commercio. Dunque arriviamo alle conclusioni per queste nuove Peregrine 14. Per quanto riguarda il prezzo, Soconi le vende sul proprio sito a 155€, online le si trova già a un prezzo inferiore. Ve le consiglio? Sì, sì, perché mi ci sono trovato molto bene, un'ottima scarpa abbastanza tuttofare con quale poter fare anche delle distanze fino a 50-60km senza nessun problema. Una scarpa da prendere in considerazione se siete sia dei principianti sia degli esperti, quindi devo dire un'ottima calzatura e le novità rispetto alle 13 ci sono belle e sostanziali e vanno davvero a cambiare tanto l'ideologia di questa scarpa. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per aver guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!